Credito Valtellinese premia i migliori laureati del territorio nel ricordo di Arturo Schena, presidente della banca dal 69 all'89. A lui infatti è intitolato il premio istituito dalla Fondazione Creval, che quest'anno ha vissuto in videoconferenza la sua cerimonia di consegna dei riconoscimenti. 24 le tesi presentate. Sono anche particolarmente contento, visto che sempre si parla di parità di genere e di problemi connessi, che quest'anno le premiate sono tutte e tre ragazze, dottoresse dovrei dire, che hanno fatto, come ripeto, come dirà poi il professor Gatti, dei lavori eccezionali. Il premio è riservato a tesi di laurea magistrale caratterizzati da contenuti di pregio e originali e da tesi che contribuiscono significativamente alla valorizzazione della Valtellina e della Valtellina. Quest'anno il comitato di selezione ha fatto uno strappo al regolamento, non essendoci in concorso tesi che valorizzavano i territori. Assegnate così tre premi ex aequo da 3.000 euro ciascuno a tre neolaureate. A illustrare il senso del premio e i criteri di valutazione delle tesi, il professor Stefano Gatti, consigliere della banca, docente dell'Università Bocconi, che ha affiancato Trotter nel coordinamento dei lavori del comitato. Noi oggi siamo qui per consegnare tre borse di studio intitolate alla memoria dell'avvocato Schena. Personaggio della comunità valtellinese, quindi legato al territorio, quindi legato alla necessità di sviluppare anche in aree che non sono le grandi metropoli e che rappresentano ancora il motore propulsivo del nostro paese, le eccellenze. E quale miglior modo di valorizzare un territorio se non premiando le eccellenze che sono nate e hanno passato buona parte della loro vita all'interno di quel territorio. La cerimonia di premiazione è stata arricchita anche dalla testimonianza di Luigi Bolognini, sondriese, giornalista e scrittore, che ripercorrendo la sua esperienza professionale ha svolto l'intervento dal titolo Raccontare il mondo e provare a capirlo.